ringrazio veramente di cuore Cerignola Viva che mi permette con questa intervista di dare subito in tempo reale notizie importanti. Quello che ho in mano è il contratto di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento dei rifiuti urbani del comune di Cerignola con SIA. L'assemblea dei sindaci è convocata per martedì prossimo, tutti ci siamo impegnati, ripeto, tutti ci siamo impegnati ad arrivare all'assemblea con i contratti sottoscritti e chi non potesse fare in tempo a sottoscrivere i contratti doveva e deve portare le relative delibere quantomeno di giunta comunale. Questo è il contratto. Oggi, se non vado errato, è il 22 di febbraio, Cerignola è in regola per salvare la SIA. Adesso aspetto che tutti i comuni facciano lo stesso. Permettetemi una ultima annotazione. Ogni qualvolta qualche irresponsabile scrive contro la SIA, del fallimento di SIA, del mancato pagamento degli stipendi di SIA, crea le condizioni perché la SIA venga messa ulteriormente in pericolo. Noi stiamo assistendo a una campagna di stampa scellerata da parte di un irresponsabile che risponde al nome di Michele Cirulli e che non ha nel suo caporedattore di Foggia un soggetto che lo controlli. Ad ogni articolo in cui si annuncia il fallimento di SIA seguono puntualmente decreti ingiuntivi, perché SIA è in difficoltà economica obiettivamente, ma c'è qualcuno che si batte per buttare in mezzo alla strada 300 famiglie. Questo è intollerabile. Io ho protestato col direttore del giornale, col caporedattore che non se ne frega una matamazza, però adesso lo denuncio a voi concittadini. Chi vuole bene alla SIA firma i contratti, questi con le firme, metta firme i contratti. Il 27 aspetto tutti gli altri comuni e questi sciacalli che vogliono la morte di SIA sono da denunciare all'opinione pubblica, perché fra l'altro scrivono falsità, come ho detto in un'altra dichiarazione. Vi aggiornerò e soprattutto se conoscete dipendenti della SIA, amici che lavorano alla SIA, diteglielo, il sindaco di Cerignola ha fatto il suo dovere, adesso spetta agli altri.